questa occasione in cui ci sono molti ragazzi, anche la presenza di molte scuole, per dire che c'è la possibilità comunque anche di poter fare degli stage, ovviamente non in presenza, perlomeno non sappiamo quando possiamo ricominciare a farli in presenza, però sempre attraverso questi mezzi, diciamo, via etere si possono organizzare delle giornate di lezioni o di simulazione, come praticamente trasponendo quello che in genere si fa in presenza online. Quindi se c'è qualche scuola che è interessata, può farne come sempre richiesta e possiamo ricominciare tutte le nostre attività, anche se con modalità non in presenza. La lezione di oggi è tenuta dal professor Simone Rossi, neurofisiologo, e ci parlerà un po' di come funziona il cervello, e anche però di come si possa interagire con questo organo piuttosto complesso attraverso delle metodiche di neuromodulazione. Prego, professore. Grazie mille, buongiorno a tutta questa marea di gente, perché siete veramente tanti. È con piacere, devo dire, che faccio questa lezione di apertura, però spengiamo i microfoni, tutti gli altri microfoni, perché io ho dei ritorni di voce. Grazie. È con piacere che faccio questa lezione per l'orientamento, diciamo, delle vostre future scelte all'università, lezione che ho già fatto negli anni passati, altre due o tre volte, ma che ovviamente non la stessa, la lezione viene aggiornata, ma che faccio sempre volentieri perché mi piace e credo che sia un nostro dovere come docenti quello di divulgare anche all'esterno delle nostre strutture e delle riviste scientifiche specializzate quello che facciamo. E anche perché è interessante e divertente, insomma. E mi piace talmente tanto divulgare queste cose che ci ho anche scritto un libro, come vedete, che è uscito a settembre per un editore prestigioso, Raffaello Cortina, di Milano, libro che si intitola Il cervello elettrico, le sfide della neuromodulazione. Ed è un libro dove si spiega in un linguaggio a volte accessibile, a volte un po' più difficile, come funziona il nostro cervello, come noi siamo in grado di generare azioni, pensieri, emozioni, di innamorarsi, di decidere se indossare, se farsi o no il vaccino, per esempio. Quindi tutti i nostri comportamenti di base. Che cosa succede a questi comportamenti di base quando si inceppa qualcosa e vengono fuori delle malattie che alterano questi pattern, queste modalità di connessioni fra neuroni e come si può fare a cercare di rimodulare questa attività dando delle correnti con modalità particolari che poi vi dirò, che rimettono un po' in sesto il funzionamento dei nostri neuroni, con un occhio anche verso il futuro, verso quello che potrebbe essere quello che sta facendo, per esempio, Elon Musk, no? Che vuole impiantare il padre della Tesla, che sta impiantando per ora negli animali dei chip cerebrali che secondo lui potrebbero essere in grado di difendere l'assalto che le nuove intelligenze artificiali potrebbero portare alla nostra umanità. Entriamo un po' nel vivo e partiamo con una nota. Vi ricordo che tutte le conoscenze che noi acquisiamo, anche quelle che ci sembrano fantascientifiche e stratosferiche, e non pensabili magari fino al giorno prima, provengono da delle, cioè sono state mosse comunque da qualcuno che prima di noi, in questo caso nel 1797, ha pensato qualche cosa che all'epoca era rivoluzionario. Ora ci sembra banale,
all'epoca era rivoluzionario. Galvani, il padre della pila, uno scienziato italiano, proprio di là dall'Appennino, perché era di Bologna, studiava, spengete i microfoni per cortesia, studiava come le nostre cellule nervose potessero comunicare fra di loro e fece la prima osservazione che queste cellule nervose erano proprio in grado di generare un certo grado di elettricità. Lo fece con un esperimento e a vederlo ora ci fa sorridere, però diciamo è uno degli esperimenti che ha aperto il mondo ad una conoscenza che prima nessuno aveva. È anche un po' truculento come esperimento, perché lui prese una rana, se no, va bene, e dalle cosce di queste rane uscivano i nervi sciatici, cioè quelli che portano i comandi nervosi a tutto l'arto inferiore. Fece toccare il nervo sciatico della gamba sinistra e della gamba destra fra di loro e vide che, nonostante la rana non fosse certamente viva, nel momento in cui questi due nervi si connettevano, si toccavano, i muscoli delle gambe, quindi i muscoli innervati da quei nervi, producevano delle contrazioni. E quindi intuì, diciamo, che all'interno del nervo e dei muscoli, perché ancora era un po' non era ancora chiaro se la corrente stava nel nervo o nei muscoli, c'era quella che lui chiamò una corrente bioelettrica. È molto bellina la descrizione che fece Galvani dell'esperimento, e ve la leggo un attimo. Preparai l'animale nella solita maniera, tagliai un nervo sciatico e l'altro presso la loro escita dal canale vertebrale, poi divisi e separai l'una gamba dall'altra in modo che ciascuna di esse rimanesse col solo suo corrispondente nervo. Piegai in appresso il nervo dell'una in modo di piccio arco, indi alzato col solito cilindretto di vetro il nervo dell'altra, lo lasciai cadere sopra quest'arco nervoso, con l'avvertenza che il nervo nella sua caduta toccasse in due punti l'altro piegato in due e che la boccuccia formasse uno dei due punti. Vidi muoversi la gamba, il cui nervo lo faceva cadere sopra il nervo dell'altra. Talvolta le vidi muoversi ambedue. Quindi questa è la descrizione originale di un esperimento che ha aperto una nuova porta di conoscenza. Per favore, potete spengere i microfoni che ho un ritorno di voci che è molto disturbante. Grazie. Qualche anno dopo, un illuminato fisiologo inglese, Charles Scott Sherrington, formulò insieme ad altri quella che è tuttora nota come teoria del neurone. Teoria del neurone che cosa dice? Dice che tutte le nostre funzioni nervose, quindi il movimento, la percezione, le emozioni, la vista, dipendono da singole unità. Queste unità hanno le stesse proprietà di quelle che compongono gli altri organi, le singole unità sarebbero i neuroni. La caratteristica che distingue le cellule nervose da altre cellule è la loro spiccata capacità di comunicare e che dall'insieme delle funzioni di queste cellule risulta la capacità di integrare le funzioni di tutti gli altri organi per permetterne l'ottimale funzionamento. Cioè Sherrington, con attrezzature veramente sperimentali, veramente misere, disponibili all'epoca del Novecento, fine 800, inizio 900, aveva capito che dal modo in cui i nostri neuroni riuscivano a comunicare fra di loro, poteva risultare il fatto che a livello cerebrale fossero integrate tutte le funzioni che consentivano di comandare, di dirigere, di orchestrare il funzionamento di tutti gli altri organi del nostro corpo. Anche questa intuizione
all'epoca veramente rivoluzionaria. E vediamo come fanno a comunicare le nostre cellule nervose. In un bel filmato animato in 3D dal Project, che è un'agenzia di video qua di Siena. Quindi entriamo dentro la nostra corteccia cerebrale, che è una fitta rete di cellule neurali, di cellule gliali, quindi di corpi cellulari e di assoni. Questo è un tipo di neurone con il suo corpo e i prolungamenti dendritici, e questo è un altro tipo di neurone con il suo corpo e gli assoni, che sono dei cordoni che servono per comunicare con le altre cellule. Ripercorriamo un assone all'indietro e entriamo dentro il nucleo di un neurone, dove ci sono tutti gli organelli della cellula che servono a produrre queste vescicoline celesti, che vedete, che contengono delle particolari sostanze chimiche che si chiamano neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori sono veicolati lungo l'assone, questo prolungamento del neurone, fino alla parte terminale, dove si fondono con la membrana dell'assone. Vengono rilasciati all'interno dello spazio della sinapsi, si vanno a legare a quelle strutture che avete visto, che sono i recettori, si chiamano recettori post-sinaptici, che sono situati su un altro neurone. È proprio il passaggio di questi neurotrasmettitori, che sono appunto delle sostanze chimiche, che consente il passaggio dell'informazione da un neurone che si chiama neurone presinaptico a un altro neurone che si chiama neurone postsinaptico. Quindi, diciamo, è un'informazione di tipo chimica, ma l'informazione che viene trasferita in realtà è un'informazione di tipo elettrico, perché la modalità con cui un neurone parla con un altro neurone è lo scambio di piccole correnti elettriche che si chiamano potenziali di azione. Questo è il numero stimato di neuroni che abbiamo. Sono 100 seguito da 3, 6, 9, 12 zeri, quindi sarebbero 100 trilioni più o meno di neuroni, che sono una enormità. E sono tanti perché dalla nascita, poi dopo ne perdiamo un po' progressivamente via via che cresciamo. Io, per esempio, ne ho già persi diversi perché, insomma, sono un bel pezzo in là, ma fortunatamente quelli che rimangono continuano a comunicare, per cui riesco comunque a generare dei pensieri. E la cosa ancora più stratosferica è che, nonostante questo numero già di per sé enorme, va bene, di numero di cellule, perché 100 trilioni sono i neuroni, ma parecchie di più sono le cellule gliali che sono dentro al nostro sistema nervoso. La cosa ancora più stratosferica è che, se noi mettiamo uno accanto all'altro, teoricamente, tutti questi neuroni, andiamo a formare una strada di circa 160.000 km di connessioni, va bene? Una cosa impressionante. E un numero incalcolabile di sinapsi. La sinapsi è il punto di contatto tra un neurone e l'altro, che avete visto funzionare prima nel filmato. Come fanno, quindi, diciamo, in tutti questi innumerevoli contatti che si formano, come fa un neurone a comunicare con un altro neurone? Allora, considerate, questo per esempio è il neurone, e questo è il suo fondamento, l'assone, con il quale si va a connettere con un altro neurone. Tutti questi filetti verdi che vedete e che arrivano da questi prolungamenti radicati, che si chiamano denti, sono connessioni, sono sinapsi. Questi pallini verdi sono sinapsi che questo neurone riceve
simultaneamente da altri neuroni. Considerate che a seconda del tipo di neurone, la quantità di contatti che il singolo neurone riceve da tutte le altre cellule può variare da 5.000 a 150.000, ogni singolo neurone, va bene? Che millisecondo per millisecondo deve elaborare tutte queste informazioni che arrivano simultaneamente da tutti questi contatti e decide se attivarsi, generare uno spike, cioè un potenziale di azione o no. Come fa? Lo fa con un processo sofisticato, perché nel corpo, nel neurone, questi contatti genera una variazione di quello che è il suo potenziale di riposo della membrana. Il corpo del neurone fa una sorta di somma algebrica di tutte queste piccole correnti che riceve e alla fine del conto, d'accordo? Se la somma totale di queste correnti, perché qualcuna può essere depolarizzante e quindi eccitatoria, qualcuna può essere iperpolarizzante e quindi inibitoria. Alla fine di questo conto immenso, lui non ha calcolatrici, fa tutto all'interno della cellula. Se la quantità di depolarizzazione della sua membrana supera un determinato livello di soglia, il neurone genera un potenziale di azione o un treno di potenziali di azione, in modo tale da codificare l'intensità della sua risposta. Quindi, se ci pensate bene, se vedete quello che vi ho raccontato da un altro punto di vista, il singolo neurone è in grado di operare in modo analogico per quello che riguarda l'integrazione dell'informazione che sceglie tutti gli altri neuroni e di effettuare una risposta che è essenzialmente di tipo digitale, cioè o sì o no, o c'è il potenziale d'azione o non c'è il potenziale di azione. Quindi già il neurone di per sé è un elemento in grado di effettuare una raffinatissima integrazione della informazione che costantemente scambia con il resto degli altri neuroni. E questo, se lo moltiplicate per il numero di neuroni possibili e per il numero delle sinapsi possibili, ovviamente rende già conto della complessità del nostro cervello. Complessità che è ancora più complessa perché i neuroni, non state a guardare le formule, non so nemmeno io che cosa vogliono dire queste formule, ma seguite il concetto. Attenzione, questa videoconferenza è stata... Allora, la cosa è ancora più complessa dal fatto che i neuroni si raccolgono all'interno, cioè sono più che si raccolgono, sono distribuiti all'interno di reti neurali complesse. E vedete, questi neurali avere dei nodi, diciamo, degli snodi più rilevanti e dei sottosnodi meno rilevanti e sono in realtà queste reti le responsabili di quella che si chiama l'analisi distribuita delle nostre funzioni cerebrali. Cioè vuol dire che non esiste una singola area responsabile di una singola funzione cerebrale, tipo il linguaggio, ma esiste un network del linguaggio, quindi gran parte del nostro cervello, soprattutto l'emisfero dominante, è coinvolto nella genesi del nostro linguaggio, che viene fuori grazie alla cooperazione di gruppi neuronali sparsi in varie aree del cervello, all'interno delle quali ci sono delle aree che sono più rilevanti ovviamente di altre. Quindi, da questa breve introduzione, diciamo la prima conclusione che possiamo trarre è che il cervello è sicuramente il sistema più complesso del nostro universo, dell'universo che conosciamo.
E proprio per questo è anche il più divertente da studiare, ovviamente. E il più interessante perché quello è il sistema che ha ancora dei margini di conoscenza da acquisire che sono veramente notevoli. Per fare tutta questa attività, quindi anche un cervello che sta buono buono a riposo, ha bisogno, considerate un cervello in media pesa circa 1,5 kg, va bene? 1,2 kg, 1,5 kg. Ma il nostro cervello, anche quando è a riposo, apparentemente, perché poi a riposo non è mai, consuma circa il 20-30% di tutto il metabolismo corporeo, cioè di tutta l'energia che noi produciamo all'interno del nostro corpo. Questo è possibile vederlo attraverso, misurarlo, diciamo, attraverso delle metodiche come la tomografia ad emissione di positroni, che va a quantificare la quantità di fluoro desossiglucosio che si deposita all'interno degli organi, cioè più un organo lavora, più fluoro desossiglucosio consuma e quindi più rosso apparirà quel determinato organo. Vedete che in una persona a riposo i tre organi che consumano di più cosa sono? Il fegato, il cuore e il cervello, che sono i tre organi che praticamente non smettono mai di, fortunatamente, di funzionare. Ma il cervello è quello che di gran lunga consuma la maggior parte delle risorse, soprattutto in rapporto al peso, la maggior parte delle risorse di tutte le energie che noi produciamo grazie all'assunzione dei nutrienti della dieta ed altre cose. In questi ultimi 20 anni, noi diciamo siamo, cioè noi, nel mondo delle neuroscienze, che sono le scienze multidisciplinari che studiano il cervello, hanno subito dei salti di conoscenza fondamentali, va bene? Cioè, negli ultimi 20 anni abbiamo acquisito una serie di conoscenze sul nostro cervello che c'era voluto prima, cioè che prima non erano mai state acquisite perché mancava, diciamo, quella che era la tecnologia per andare ad esplorare il funzionamento del nostro cervello. In questa diapositiva vi faccio vedere tre punti fondamentali che hanno consentito alla scienza e alle neuroscienze in particolare di fare un salto che la natura non ha mai fatto, cioè la natura non procede nella sua evoluzione, non procede mai per salti, no? È sempre un processo abbastanza regolare e fondamentalmente lento. Per farvi capire, per acquisire il movimento di opposizione del pollice alle altre dita, che è presente, quello che si chiama il frazionamento del movimento, il movimento che è presente dalle scimmie, in poi, prima non era presente, ci sono voluti variati milioni di anni e la formazione di un fascio diretto di fibre dalla corteccia motoria ai muscoli della mano. Quindi la natura non fa salti da un punto di vista evoluzionistico, ma invece questi salti li possiamo fare con la scienza, perché nel momento che viene introdotta una nuova tecnologia in grado di affrontare un problema da un'angolazione differente, è chiaro che in quel momento lì facciamo un salto di conoscenza. Allora, il primo salto di conoscenza importante è stato fatto con il progetto Genoma. Un progetto internazionale, Human Genome Project, finanziato con una quantità di soldi impressionante nel 2003 e che ha scoperto e che ha promosso, diciamo, il riconoscimento dei circa 20.000 geni che costituiscono il genoma umano e quello degli altri esseri viventi. Quindi un progetto che
Watson e Crick, questi sono i due scienziati che hanno scoperto la doppia elica del DNA nel 1953, un progetto, diciamo, che nel 1953 questi due scienziati, seppur brillanti, non avrebbero sicuramente pensato che potesse essere raggiunto nel giro fondamentalmente di 50 anni. Okay? Quindi questo è un salto importantissimo. Un secondo salto importante è dovuto al fatto che in questi ultimi anni sono stati decifrati gli interi codici genetici di numerose specie animali inferiori. Animali inferiori, parlo anche di batteri, a questo livello qui. E questo è stato fatto ovviamente perché sono più semplici da studiare del genoma umano, perché possiedono molti meno geni. Ma è sbagliato pensare che decifrare il codice genetico di un batterio, di un protozoo o di un'ameba non sia rilevante. È fondamentale perché ci consente di studiare, cioè di seguire proprio gene per gene lo sviluppo di quali sono i passi e i meccanismi dei meccanismi genetici evolutivi. E poi si possono costruire dei modelli strutturali del genoma che sono applicabili all'uomo. Quindi anche questo, direi, è stato un passo estremamente fondamentale. Il terzo punto è che sono state inventate delle metodiche che ci consentono di esplorare da un punto di vista strutturale e funzionale il nostro cervello. Quindi di vedere quanto consumo metabolico c'è, di vedere quanta ossigeno viene consumato in determinate aree cerebrali grazie alla risonanza magnetica funzionale, di studiare le fibre di connessione fra gruppi di neuroni situati a distanza nel cervello con una metodica che si chiama Diffusion Tensor Imaging o DTI, di studiare l'attività elettrica del nostro cervello, quindi la somma di tutte quelle attività elettriche che vi ho fatto vedere prima che viene generata sullo scalpo, oppure di andare a stimolare il cervello elettricamente o magneticamente dall'esterno. E anche con queste metodiche è stato fatto un salto conoscitivo importantissimo sia in termini di funzioni cerebrali sia dei meccanismi fisiopatologici che sottendono determinate malattie sia di tipo neurologico che di tipo psichiatrico, perché non dimentichiamo che nel nostro cervello sono operanti anche tutti quei meccanismi che producono quelli che sono la nostra mente, i nostri pensieri e anche la mente ogni tanto, anzi ogni spesso si ammala, d'accordo? Vediamo quindi più in dettaglio quali sono queste metodiche di esplorazione cerebrale che ci consentono di ottenere informazioni su come è fatto il nostro cervello da un punto di vista anatomico e su come funziona da un punto di vista elettrico e da un punto di vista metabolico e di consumo di ossigeno. E vediamo anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi che ognuna di queste tecniche ha per arrivare a capire che per studiare bene e per dare risposte complete a come funziona il nostro cervello sia da un punto di vista fisiologico che nella patologia, è verosimile che queste metodiche debbano essere combinate, debbano essere applicate tutte insieme, perché ognuna può dare delle informazioni che l'altra non può dare. Va bene? Avrete sicuramente sentito parlare della risonanza magnetica cerebrale, che vedete ci dà delle informazioni bellissime su quella che è l'anatomia del nostro cervello, su quella che è l'anatomia del nostro cervello, che è diviso in sostanza grigia, dove sono i nuclei delle cellule, in sostanza bianca, che sono le fibre, gli assoni tramite i quali i neuroni si connettono. Si può utilizzare una
delle acquisizioni particolari di risonanza magnetica strutturale per mettere in evidenza queste fibre di connessione, però se questo cervello, il proprietario di questo cervello sta suonando il violino, oppure sta parlando, oppure sta leggendo un libro, o sta giocando a tennis, noi non possiamo dirlo, perché questo tipo di indagine, risonanza magnetica strutturale, dà informazioni soltanto sulla quella che è l'anatomia statica del nostro cervello. E ovviamente è fondamentale perché ci può dare anche dei dettagli sul tipo di lesione che eventualmente può accadere all'interno del nostro cervello. Quindi possiamo discriminare se un deficit motorio, una paresi, per esempio, è dovuta ad un tumore cerebrale, oppure è dovuta ad una zona che è divenuta ischemica, che ha avuto un ictus ischemico, oppure al contrario che ha avuto un'emorragia, quindi un ictus di tipo emorragico, oppure perché c'è stata una zona di infiammazione della sostanza bianca, che è quella che serve per la conduzione dell'impulso nervoso, nel caso di una malattia come la sclerosi multipla. Quindi dettagli anatomici importantissimi e imprescindibili, ma nessuna informazione da un punto di vista funzionale. Informazione funzionale che invece può essere ottenuta e con grande precisione temporale andando a registrare quello che si chiama l'elettroencefalogramma, che sarebbe la rilevazione di tutte quelle attività elettriche dei gruppi di neuroni di cui parlavamo prima, che è registrabile dalla superficie della testa, attraverso, vedete, una serie di elettrodi connessi a degli amplificatori particolari che sono in grado di mettere in evidenza da un rumore di fondo importante quello che è questo piccolo segnale oscillatorio cerebrale che è nell'ordine di pochi microvolt. Con questa metodica possiamo ottenere delle informazioni imprescindibili da un punto di vista temporale, cioè possiamo discriminare degli eventi che avvengono all'interno del nostro cervello quasi millisecondo per millisecondo, perché il cervello lavora su questi tempi qui, cioè per decidere di fare un'azione motoria, va bene? Io impiego pochi millisecondi. Perché se impiegassi, diciamo, un minuto per decidere se muovere una mano o no, sarebbe, irrealistico da un punto di vista evoluzionistico e di sopravvivenza. Quindi il cervello ra ragiona in tempi vicini al millisecondo o anche meno. Con questa metodica di esplorazione funzionale, che si chiama elettroencefalografia, si può veramente andare a verificare che succede a livello, per esempio, di due aree cerebrali distanti che parlano fra di loro in termini di pochi millisecondi. Quindi questa si chiama risoluzione temporale e ci consente di studiare quelle che sono le connessioni fra varie aree cerebrali. E però è un po' scarsino da un punto di vista dell'informazione anatomica, questa, si dice una scarsa risoluzione spaziale. Risoluzione spaziale che invece, e si intende per risoluzione spaziale la capacità di discriminare l'attivazione di pochi millimetri di corteccia cerebrale distanti l'una dall'altra, che possiamo ottenere con la risonanza funzionale. Questo per esempio è un cervello di una persona che sta guardando degli stimoli visivi e infatti vedete questo rosso che vedete qua corrisponde proprio all'attivazione delle aree deputate all'elaborazione visiva, alle aree visive. Questo è possibile grazie al fatto che un'area impegnata in un determinato task consuma più ossigeno. Con questa metodica è possibile, tramite dei complessi calcoli matematici, andare a quantificare proprio la quantità di consumo di ossigeno in una determinata area. Questo
con una risoluzione spaziale elevatissima, cioè siamo in grado di discriminare ogni pixel, va bene, sarebbe la minima risoluzione di questa immagine, è in grado di discriminare un'attività che avviene in 1 mm, 2 mm cubi di corteccia rispetto ai 2 mm cubi accanto. Quindi grande risoluzione spaziale, ma purtroppo scarsissima risoluzione temporale. Perché per far evidenziare dall'algoritmo di analisi questo consumo di ossigeno sono necessari perlomeno 600-700 millisecondi, che per un cervello che lavora sono un'eternità, va bene? Cioè non è realistico da un punto di vista fisiologico. Quindi, dettaglio anatomico, risoluzione temporale, risoluzione spaziale. A questo punto, per chiudere il cerchio, ci manca una metodica che ci dica che queste attivazioni che vediamo o questa attività elettrica oscillatoria che possiamo registrare è realmente necessaria per l'esecuzione del compito che noi stiamo andando ad esaminare. Perché queste attivazioni e queste attività potrebbero semplicemente essere degli epifenomeni di quello che sto osservando. Allora, con le metodiche di stimolazione cerebrale, di cui dopo vi parlo un po', è possibile andare a stimolare dall'esterno, quindi senza necessità di interventi chirurgici, determinati nodi delle reti neurali e vedere se questa stimolazione provoca degli errori. Delle variazioni, diciamo, del compito che io sto esaminando. Cioè, se esiste una causalità diretta fra i neuroni che io sono andato a disturbare con queste stimolazioni dall'esterno del cervello e il compito che questi neuroni stanno facendo. Se io induco degli errori o comunque delle variazioni nel compito posso dire che l'area che stavo stimolando, che il network che stavo stimolando, partecipa attivamente a quel compito. Ovviamente per fare questa stimolazione dall'esterno io mi devo basare sulle informazioni che mi dicono quali sono le aree che devo andare a stimolare, quali sono le aree che sono coinvolte da un punto di vista elettrico in quel task. Quindi capite che un approccio è necessario un approccio con tutte queste metodiche per andare a dare una risposta definitiva a quello che sto, a quello che sto studiando. Per quello che riguarda l'attività elettrica cerebrale, quindi l'elettroencefalogramma, diciamo, è un codice. Scusate, ho visto, appare ogni tanto che qualcuno alza la mano per fare una domanda, ma io le farei tutte alla fine perché se no, siccome le cose da dire sono tante, viene un po' meno fluido il discorso. Quindi, l'elettroencefalogramma è questa attività elettrica che noi possiamo registrare dalla superficie dello scalpo in modo del tutto non invasiva. E questa attività rappresenta la somma delle attività elettriche di tantissimi neuroni, degli strati più superficiali della corteccia, e rappresenta un codice di contenuto di informazioni estremamente complesso tramite il quale questi neuroni si parlano. E vedete, questi segnali oscillatori sono delle oscillazioni complesse che comprendono attività oscillatorie a differenti frequenze. Le frequenze si indicano con le lettere greche dell'alfabeto. Quando parliamo di una frequenza teta, parliamo di oscillazioni che avvengono a 5 cicli al secondo, cioè 5 Hz. Attività alfa, parliamo di oscillazioni a circa 10 cicli al secondo, 10 Hz. Beta a 20 cicli al secondo e gamma oltre i 30 cicli al secondo, fino a 70, 100, 120, 120 Hz. Dalla combinazione, diciamo, di queste frequenze nelle varie regioni cerebrali,
e si può risalire a come queste regioni parlano fra di loro e si può avere anche delle informazioni di come queste frequenze possono essere alterate in caso di determinati processi patologici. Quindi, noi sappiamo che i nostri neuroni producono elettricità, che la somma di queste attività elettriche dei nostri neuroni può essere registrata dalla superficie della testa, e sappiamo che queste attività elettriche si man possono manifestare con frequenze temporali, attività oscillatorie temporali differenti. Sappiamo, per esempio, che un'attività in banda alfa, quando è presente nelle regioni sensorimotorie, si accoppia con task di tipo tattile, di riconoscimento tattile. Sappiamo che, per esempio, un'attività in banda teta nelle regioni frontali e parietali del nostro cervello, e soprattutto quando questa attività teta avviene con sincronia di fase fra regioni cerebrali lontane, si accompagna a compiti di memoria, sia a memoria a breve che a lungo termine. Sappiamo che un'attività alfa presente sopra le regioni visive, quindi a 10 Hz, si associa a dei compiti di percezione visiva, per esempio vedere un pallino luminoso che cambia posizione. Sappiamo che un'attività in banda beta nelle regioni sempre sensorimotorie è correlata ad alcuni compiti di tipo motorio. Anche se io penso di muovere una mano, va bene, ma non la muovo, nelle regioni sensorimotorie controlaterali alla mano che sto pensando di muovere, si assiste ad una sincronizzazione una desincronizzazione dell'attività in banda beta. E sappiamo che le attività a più elevata oscillazione, più elevate frequenze di oscillazione in banda gamma, invece sottendono molte di quelle che sono le nostre attività più complesse e più astratte, come l'attenzione selettiva, ma anche alcuni task correlati alle nostre capacità di tipo intellettive. Quindi, la domanda, direbbe Totò, che sorge spontanea è: se noi riuscissimo a modificare questi ritmi cerebrali endogeni dall'esterno, quindi senza fare nessun male ai soggetti, va bene? Se noi riuscissimo a modificare questi ritmi dall'esterno, per esempio aumentandoli, e se questi ritmi sono associati a determinati comportamenti, potrebbe darsi che siamo in grado di migliorare l'attività sostenuta da quel determinato ritmo cerebrale. Questo è quello che ci ha mosso a noi e ad altri laboratori in giro il mondo nel cercare proprio di modificare dall'esterno questi ritmi per vedere se si riusciva ad ottenere dei miglioramenti da un punto di vista del comportamento. Miglioramenti che ovviamente, una volta accertati, potrebbero essere trasferiti in ambito clinico più che come terapia, diciamo come aiuto di tipo riabilitativo in ambito cognitivo o motorio. Allora, come una delle metodiche che abbiamo a disposizione per fare ciò è la cosiddetta stimolazione alternata, stimolazione transcranica in corrente alternata, che in inglese si chiama TACS, Transcranial Alternating Current Stimulation. Praticamente attraverso una batteria a 9 volts e collegata a degli elettrodi, oppure a degli elettrodi di spugna applicabili sulla testa. Oppure ora sono disponibili dei caschetti personalizzati in cui si possono scegliere, diciamo, le diverse zone dello scalpo da in cui fornire la corrente.
Attraverso questi elettrodi viene fornita una corrente alternata di bassa intensità, al massimo 2 mA, 2 mA e mezzo, che quindi è impercettibile dai soggetti che la stanno subendo, diciamo, e questa oscillazione noi la possiamo fornire alla frequenza che vogliamo, nella regione cerebrale che vogliamo. Che cosa produce questa corrente alternata sui neuroni sottostanti, quindi che diciamo sono compresi nel campo di stimolazione? Questi neuroni sono è come se fossero sottoposti ad una forza esterna. Bene? Quindi, se questi sono tre neuroni ed ognuno aveva un suo vettore principale di attività oscillatoria, quando questi neuroni sono sottoposti ad una forza esterna, come può essere la nostra corrente alternata, tendono, vedete, piano piano ad allinearsi in fase, quindi ad avere lo stesso tipo di fase oscillatoria in accordo alla forza esterna, quindi alla corrente che io gli ho dato. E questo porta a questo allineamento di fase, porta ad un aumento del ritmo endogeno che io sto intercettando. Questo fenomeno si chiama entrainment o trascinamento e praticamente è paragonabile agli effetti di risonanza che si hanno quando si accorda una chitarra, oppure agli effetti che può produrre il comando del capovoga per far sincronizzare al meglio gli otto rematori di questa barca, così che la barca va più veloce. Quindi noi con una debole corrente impercettibile dall'esterno siamo in grado di incrementare un ritmo endogeno cerebrale. Se questo ritmo sostiene un determinato comportamento, dovremmo essere in grado di conseguenza di modificare questo comportamento. Vi faccio vedere un esempio applicativo di uno studio che abbiamo fatto un po' di anni fa insieme ad Emiliano Santarnecchi, che ora è professore all'Università di Harvard a Boston, anche grazie a studi come questi. Allora, quello che vedete qua è un task cosiddetto di intelligenza fluida. Che cos'è l'intelligenza fluida? L'intelligenza fluida è quella parte della vostra intelligenza che vi consente di risolvere un problema così d'acchito, quindi senza basarsi sulle conoscenze pregresse che avete. Quindi è un'intelligenza, diciamo, di tipo abbastanza intuitivo, ok? Di tipo logico. Questo task qui, che è un task neuropsicologico molto applicato, che si chiamano le matrici di Raven, nella sua forma più difficile, sappiamo, diciamo, che testa proprio questo tipo di intelligenza fluida. Il task, vedete, è apparentemente semplice, no? Io qui ho una serie di oggetti, ok? E devo completare questa casella vuota scegliendo uno degli oggetti presenti qui sotto. La complessità di questo task può essere molto semplice e progressivamente più difficile. Quando si arriva a un task di questo tipo, si mettono in moto meccanismi di intelligenza fluida. Quindi quello che noi chiedevamo a soggetti era di risolvere queste matrici, bene, questi giochini neuropsicologici nel più breve tempo possibile. Mentre qui ci mettevano 2 o 3 secondi per risolvere queste, cioè ci vuole anche 25-35 secondi. A questi soggetti a cui chiedevamo di risolvere queste matrici, contemporaneamente applicavamo una corrente
una corrente alternata, come quella che vi ho fatto vedere prima, impercettibile, su una particolare regione del cervello, che era il giro frontale medio di sinistra, corrispondente al nostro lobo frontale, alla corteccia prefrontale sinistra, che sulla base degli studi di neuroimmagini fatti precedenti, sapevamo essere comunque coinvolta in questo tipo di task. Però non sapevamo se questo coinvolgimento era causale, come vi dicevo prima, o no, per il corretto completamento del task. In svariate condizioni sperimentali, la stimolazione in questa zona la facevamo in banda teta, in banda alfa, in banda beta, in banda gamma e poi facevamo anche una stimolazione placebo perché è importante controllare anche questi effetti da un punto di vista sperimentale. Quindi, mentre i soggetti ricevevano questa stimolazione, risolvevano queste matrici e noi prendevamo, vedevamo se la matrice era risolta correttamente o no e prendevamo il tempo che questi soggetti ci mettevano per risolvere questa matrice. Guardate che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato che questa stimolazione soltanto in banda gamma, ok? Tutte le altre bande di stimolazione non hanno avuto nessun effetto, ma quando i soggetti ricevevano una stimolazione in banda gamma sulla corteccia prefrontale sinistra, riuscivano a essere più rapidi di circa il 15%, che non è poco, vi assicuro, nella soluzione delle matrici, quelle più difficili, quindi quelle che per risolverle c'era bisogno di fare ricorso alle nostre capacità di intelligenza fluida. Quindi nessun effetto su quando le matrici erano più semplici, ma effetto migliorativo in banda gamma solo quando le matrici erano più difficili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo con questo studio dimostrato il ruolo causale dell'attività gamma nella regione prefrontale sinistra nell'eseguire compiti di elevata complessità cognitiva. E questa è stata la prima evidenza sperimentale che ha dimostrato questo in modo causale, che ha suscitato un bel polverone in ambiente neuroscientifico, perché insomma, all'epoca, questo è stato pubblicato 7 anni fa, questo studio, all'epoca nessuno aveva ancora dimostrato una cosa di questo genere. Tant'è vero che alcuni colleghi dell'Università di Oxford ci contattarono e ci dissero: sentite, voi avete trovato questo risultato spettacolare, insomma, per primi, eccetera, eccetera. Ma noi non è che ci si crede tanto, non è che ce lo dissero così, ma insomma il concetto era questo. Dice, noi non è che ci si crede tanto, si potrebbe fare una cosa, voi ci date tutto il materiale sperimentale, ci insegnate a fare questa stimolazione come va fatta. E noi si rifà lo studio per conto nostro a Oxford. Io Emiliano Santarnecchi ci si guardò e si disse: che si fa? Se gli si dà tutto questo materiale e poi lo studio non viene confermato, che cavolo di figura ci si fa? Dice, però se lo confermano, se quando uno studio viene confermato in modo indipendente da un altro ambulatorio, capite bene, dal laboratorio, capite bene che assume una rilevanza enorme, no? La replicazione del risultato è la base della conoscenza scientifica. Quindi alla fine si organizzò questo esperimento ad Oxford. Gli si dette tutto il materiale e fu fatto uno studio, il primo studio era fatto su 20 soggetti, questo fu fatto su 70 soggetti, studenti all'Università di Oxford. E fortunatamente, no? La manina che si leva il sudore dalla fronte, i risultati fondamentali furono confermati. Non solo, ma venne fuori una cosa veramente interessante. Se noi dividiamo
la popolazione dei partecipanti allo studio in quelli che erano già bravi di partenza, già bravi vuol dire che ci mettevano poco tempo a risolvere quelle matrici di Raven, quelle più difficili. Va bene? Questi li chiamiamo i fast performers, che erano il 40%. E poi c'era un gruppo che era la maggior parte, il 60%, che invece erano quelli che ci mettevano un po' di più a risolvere queste matrici di Raven. Se guardate questo grafico, che esprime il miglioramento in seguito alla stimolazione in banda gamma della regione prefrontale sinistra, vedete che chi era già bravo rimane sostanzialmente allo stesso livello, cioè non è che si migliorava la sua performance con la stimolazione in banda gamma, cosa che invece succedeva e risuccedeva sempre dello stesso 15-20% nei partecipanti che invece erano un po' più lenti nel risolvere queste matrici all'inizio. Quindi il 100% di chi era lento di base ha riportato un beneficio significativo dalla stimolazione in banda gamma. Ma la cosa enormemente interessante è che circa il 20% di quelli che erano già bravissimi, no? Al top della piramide per conto proprio, in realtà con la stessa stimolazione peggioravano un po' il tempo, ci mettevano più tempo per risolvere il tipo di compito. Quindi la stessa stimolazione in banda gamma sulla stessa regione cerebrale, sugli stessi task, può produrre effetti opposti a seconda della bravura di partenza. Se ci pensate bene, questo apre delle prospettive anche da un punto di vista etico molto rilevanti. Perché questo tipo di stimolazione, se ripetuta, va bene, potrebbe essere un modo per ridurre le ineguaglianze cognitive che necessariamente esistono fra i membri di una popolazione. Ed infatti, diciamo, se questo può essere l'aspetto un pochino più oscuro, dall'altro è possibile cercare di tarare al meglio, di personalizzare al meglio questi effetti per aiutare chi comincia ad avere dei deficit di tipo cognitivo, che potrebbero migliorare in seguito, se effettuati in modalità, diciamo, riabilitativa, con regolarità da questi pazienti. Questo non abbiamo tempo. L'ultima cosa che vi voglio far vedere, perché mi sembra, dimmi te, Ginetta, se ho altri 5 minuti. Chitta si acconsenta. Sì, va bene, va bene. Negli ultimi 5 minuti vi voglio far vedere invece che cosa si può fare fornendo corrente al cervello in modo un po' più invasivo, cioè tramite un intervento neurochirurgico. Esiste una malattia, ne avrete sicuramente sentito parlare, che si chiama malattia di Parkinson, che è una malattia neurodegenerativa sostenuta dalla degenerazione di un gruppo di neuroni che si trova nella profondità del nostro cervello, che si chiama sostanza nera, che smettono di produrre uno di quei neurotrasmettitori chimici che avete visto nelle vescicole del celesti del filmato che vi ho fatto vedere all'inizio. Questa malattia è una malattia progressiva che porta ad una serie di disturbi che possono essere, per esempio, il tremore delle mani, va bene? Il tremore al riposo, che possono essere la lentezza del movimento e la rigidità del movimento combinata, vedete, con il tremore.
cosa che fece, che ispirò chi scoprì questa malattia, che si chiamava appunto Parkinson, a chiamarla paralisi agitante. Cioè paralisi perché uno non riesce a muoversi correttamente e agitante perché è presente il tremore. Oppure può portare a delle complicanze a lungo termine che derivano dalla combinazione della progressione della neurodegenerazione con le terapie che questi pazienti possono fare, con questi movimenti incontrollabili di tipo ovviamente involontario che si chiamano discinesie. Questi quadri di malattia così gravi si arriva ad un punto che è difficile curarli con le sole medicine, che peraltro sono molto efficaci per tanti anni in questi pazienti. Allora è stato sviluppato un intervento chirurgico che prevede, vedete, l'inserimento di elettrodi molto piccoli all'interno del cervello, proprio nelle strutture, si chiamano nuclei della base, in questo caso del nucleo subtalamico, che sono quelli in cui, che sono le strutture cerebrali in cui la malattia neurodegenerativa prende origine. Questi elettrodi intracerebrali sono connessi tramite dei cavi che passano sotto cute ad un generatore di impulsi, grande quanto un pacemaker cardiaco, che fornisce in continuo una corrente elettrica che va a, diciamo, ristorare, una attività più fisiologica a livello delle strutture dei nuclei della base che generano i sintomi. Questo ovviamente è un intervento chirurgico che è necessario effettuare in team perché ci vuole il neurochirurgo che fa tutto quello che si chiama il planning preoperatorio, cioè prende una risonanza magnetica come quella che ho fatto vedere prima del paziente, deve individuare con precisione sottomillimetrica qual è il bersaglio dove poi dobbiamo posizionare l'elettrodo. Considerate che questo bersaglio si chiama nucleo subtalamico, è 2 mm per 4 mm e che è situato proprio nel mezzo del nostro cervello. Quindi un errore di ingresso dell'elettrodo di mezzo grado fa sì che quando la punta dell'elettrodo arriva dove dovrebbe arrivare, è in una zona completamente differente e quindi la corrente data in una zona differente, invece che portare dei benefici, porterà sicuramente dei problemi. Quindi il neurochirurgo deve inserire questo elettrodo e noi come neurofisiologi dobbiamo dire in base all'attività elettrica registrata millimetro per millimetro dalla punta dell'elettrodo che scende. Dobbiamo dire al neurochirurgo: guarda, fermati perché sei arrivato nel punto giusto. Cioè, noi siamo in grado, in base al riconoscimento del pattern di attività oscillatoria patologica di questa struttura, di dire al neurochirurgo se è situato correttamente qui, oppure se è andato nel nucleo accanto o se è arrivato nel nucleo sotto. Quindi e ci vuole anche una certa fiducia reciproca fra il neurochirurgo e il neurofisiologo, vi potete immaginare. Quindi un intervento da team multidisciplinare difficile, ma che può portare a risultati direi spettacolari. E io vi faccio vedere uno di questi risultati. Questa è una signora coaffetta da Parkinson che in questo momento ha gli elettrodi spenti. Bene, vedete come sono lenti i movimenti, come la faccia. Questa è una signora che ovviamente ha dato il consenso a essere filmata. Come sono lenti questi movimenti, come se la potete sentire, sono rigide le sue articolazioni. E guardate quando lo stimolatore è acceso. Quando lo stimolatore è acceso, il movimento ridiventa fluido. E la signora riesce anche a alzarsi dalla sedia, no, forse no, e a camminare normalmente
cosa che prima non riusciva nemmeno ad alzarsi dalla sedia. Oppure, sempre un'altra signora che ha dato il consenso ad essere firmata, che era affetta da un tremore, vedete, che gli impediva, per esempio, di portare un bicchiere alla bocca, va bene? Questo non è un Parkinson, questo è un tremore, si chiama essenziale. Con gli elettrodi accesi, il tremore praticamente quasi scompare. E questi sono effetti che con le comuni terapie farmacologiche non avremmo mai potuto ottenere. L'ultima cosa che vi faccio vedere è una curiosità che sarebbe un violinista che aveva avuto, era affetto da un tremore intrattabile, tipo quello della signora, e che per questo aveva deciso di effettuare questo intervento che si chiama stimolazione cerebrale profonda o DBS, Deep Brain Stimulation, quindi l'inserimento di questi elettrodi all'interno di questi nuclei profondi del nostro cervello. Gli era stato spiegato a questo violinista che l'intervento chirurgico gli avrebbe alleviato il tremore e che verosimilmente sarebbe potuto continuare, ritornare a suonare. Questo era un violinista professionista. Però lui, per essere proprio sicuro che il neurologo e il neurofisiologo facessero le cose per bene all'interno della sala operatoria, disse: va bene, io mi opero, però, e questi sono interventi che si fanno da svegli, però io suono il violino in sala operatoria mentre mi operate, perché voglio essere sicuro che non mi fate nessun danno. E questo è quello, detto fatto, che questo violinista ha fatto. Cioè, mentre il chirurgo inserisce gli elettrodi, vedete, questa è l'attività del nucleo, lui suona il violino perché vuole essere sicuro che quel piccolo nucleino situato nel bel mezzo del nostro cervello fosse raggiunto correttamente senza provocare danni, perché il primo statement, diciamo, per chi si occupa di medicina, e direi che vale soprattutto per chi si occupa di questo tipo di stimolazioni cerebrali, è primum non nocere, cioè prima di tutto non facciamo dei danni, poi facciamo tutti i nostri studi, però prima di tutto ovviamente non facciamo dei danni. E con questo io vi saluto, termino la lezione, e che vi ringrazio di aver ascoltato e che spero vi sia anche piaciuta. Io mi sono divertito a farla, per esempio, e sono pronto al...